questa che vedete è la macchina prodotta dalla Svekovsky, la 3S perché monta tre mole, è stata pensata per le gare di Coppa del Mondo, per avere l'adattabilità migliore sulla neve che si correrà quel giorno. Tre mole diverse tra loro, una più dura, più tenera e leggermente pori aperti. Questa macchina funziona così. Spianiamo, lucidiamo lo sci, improntiamo su tutte e tre le mole un'impronta classica, standard, andiamo in fotocellula, testiamo la velocità, facciamo un giro, un anello di 10 km per testare il grado di saturazione dell'impronta, la mola che darà, o lo sci legato al numero della mola che darà la velocità migliore, diventerà la mola da gara. Le altre due verranno utilizzate per spianare, lucidare e improntare. Questo è uno sci improntato con impronta base da 30 micro e in 3 minuti lo prepariamo improntato di mano. La prima mola ruota di trascinamento spianerà lo sci togliendo l'impronta vecchia. Stop a metà per non annoiarvi e adesso abbiamo tolto l'impronta che c'era sotto. Io la cambiamo la mola, lucideremo lo sci. Abbiamo portato lo sci perfettamente lucido, rimuoviamo il trascinatore, e ci prepariamo per improntare. Sì, a posto. Dopo aver trascinato e spazzolato e al limite fatto la ripassata in fondo, è pronto per la gara. Questa macchina può montare 3 mole da fondo, 2 mole da sci alpino o una mola da snowboard. Quest'anno abbiamo seguito sia il campionato del mondo di biathlon, sia alcune tappe di biathlon, Filzen, Ter Selva, poi Nove Miesto, ha avuto un successo gigantesco. Tanto è vero che in Kazakistan hanno comprato due macchine, gli ucraini hanno stato comprando, gli russi e il Vietnam hanno comprato anche loro, e ha avuto veramente un grande successo. Abbiamo anche contribuito a qualche medaglia, sì. Anche da Asiago, ai campioni del mondo.